Federico II di Svevia, fu un uomo di ingegno eccezionale, universalmente considerato superiore ad ogni altro personaggio contemporaneo. Fu letterato, statista, condottiero, legislatore, ma oggi è ricordato soprattutto per la mentalità libera, eclettica ed anticipatrice. Il fascino che circonda la sua persona è dovuto soprattutto al fatto che egli seppe interpretare contemporaneamente molteplici situazioni che oggi ci appaiono fra loro apertamente contrastanti, e ciò non per incoerenza o scaltro opportunismo, ma perché dovette dominare un periodo di profondo cambiamento, dibattuto fra integralismo cattolico e stato laico, superstizione e scienza nascente, dogmatismo, eresie e libero pensiero. Ed in ogni situazione egli fornì sempre un esempio di libertà interpretativa e di tolleranza ideologica difficilmente inquadrabile in una religione o più in generale in un movimento di pensiero organizzato. Federico II fu al tempo stesso un uomo medievale e moderno. Il Medioevo si esprimeva in lui nella concezione del mito imperiale, forte di un potere universale che gli derivava direttamente da Dio. La modernità era presente nella sua apertura ad integrazioni culturali ed equilibri politici sempre nuovi. L'atteggiamento di Federico II di fronte al mondo intellettuale del suo tempo ci dimostra che egli era già pervenuto al concetto dell'unità e della universalità del sapere umano, per cui veniva abolita ogni differenza fra dotto cristiano, musulmano ed ebreo in un embrionale afflato che oggi potremmo definire ecumenico. Certo ha dominato la politica e la cultura medievale in un secolo in cui l'imperatore ed il pontefice romano ritenevano entrambi di essere investiti da Dio per gestire le cose dello Stato e della fede. Esisteva allora una palese, dichiarata imitatio imperi da parte del sacerdozio ed una imitatio sacerdozi da parte del regnum. La conquista ed il mantenimento del potere giustificava le peggiori atrocità. Né l'imperatore poteva essere secondo ai pontefici che ordinavano la strage degli albigesi, sacrificavano 2 milioni di cristiani alle crociate, promuovevano i processi inquisitoriali. Le integrazioni razziali non erano ancora concepite e le minoranze religiose erano perseguitate. Le violenze coinvolgevano tutte le religioni e tutte le filosofie. Lo sviluppo culturale era condizionato da dogmatismi ed integralismi di ogni colore. La cultura, preda ancora di alchimie e superstizioni d'ogni genere, non aveva ancora posto le premesse per la nascita della scienza. In questa situazione, Federico II si inserì con alcune intuizioni che lo resero un gigante del tempo.
Egli, infatti, fu tremendo nelle battaglie, nel reprimere gli attentati alla propria persona, nel condurre gli assedi dove ricorse anche agli scudi umani, ma tentò più di ogni altro contemporaneo di risolvere molte controversie con la diplomazia, senza spargimento di sangue. Punì le intolleranze dei saraceni, ma li ospitò integrandoli nel proprio esercito e nell'amministrazione dell'impero. Dopo di lui furono barbaramente sterminati. Si racconta che per gelosia tenne rinchiusa l'amata Bianca Lancia nella sfittica torre di un castello, ma nelle costituzioni di Melfi dettò pagine importanti ed innovative per reprimere la violenza contro le donne e difenderle dalle accuse. Era ancora legato ai rituali magici dell'Oriente, ma alla sua corte ospitò dotti di tutte le terre, senza distinzione di razza e di religione, cui pose quesiti che saranno alla base delle prime ricerche degne di essere definite scientifiche. Si professò e fu sinceramente cattolico, ma seppe concepire l'universalità della cultura all'esclusivo servizio dell'uomo, superando i vincoli che nascevano dal fatto di voler distinguere le culture cristiana, ebrea, musulmana. Crociato scomunicato, a Gerusalemme trasformò una lotta di religione in un confronto tra diverse culture, rendendo possibile un accordo da allora mai ripetuto. Si circondò di illustri matematici come Leonardo Fibonacci e di studiosi della nascente astronomia come Michele Scoto ed anche di musici, medici, legislatori, filosofi. Fondò l'Università di Napoli, fonte di scienze, seminario di dottrine, crocevia culturale del Regno di Sicilia, ma essendo la prima istituzione statale laica, libera da ingerenze confessionali, riuscì ad attirare docenti da ogni parte dell'impero. I quesiti che rivolgeva ai suoi scienziati di corte, ed in particolar modo a Michele Scoto, possono illuminarci più di altre fonti storiche sulla personalità di Federico II. Noi ti preghiamo di volerci spiegare l'edificio della Terra e più precisamente quanto è alta la sua solida consistenza sovrastante gli abissi, se laggiù esista qualche altra cosa che la sorregge oltre l'aria e l'acqua, l'esatta misura che separa un cielo dall'altro e ciò che esiste al di là dell'ultimo cielo, in quale cielo Dio per sua natura si trovi ed in che modo egli stia assiso sul trono celeste e come gli facciano corona gli angeli. Angeli e di santi, e cosa facciano gli angeli e di santi costantemente in sua presenza? Inoltre, desideriamo sapere dove esattamente si trovino l'inferno, il purgatorio ed il paradiso. Sotto la terra? Nella terra? O sopra di essa? E se un'anima nell'aldilà riconosca un'altra anima e se taluna di esse possa tornare in vita per parlare con qualcuno o mostrarglisi? Vogliamo inoltre conoscere le misure della terra, la sua altezza e il suo spessore, quanto disti dal più alto dei cieli, quanto si estenda nel profondo, se contenga spazi vuoti oppure no, se sarebbe un corpo solido come una pietra focaia. Desideriamo sapere com'è che le acque dei mari sono tanto amare e come mai, sebbene tutte le acque provengano dal mare, vi siano acque salate in molti luoghi e in molti altri lontane dal mare? Acque dolci, vorremmo sapere di quel vento che viene da ogni punto della terra e di quel fuoco che prorompe dalla terra, come accade in alcune località della Sicilia e presso Messina, sull'Etna, a Vulcano, Lipari, Stromboli.
Questo era Federico II, ma l'amante Federico di cui tanto si parlò, chi era? Sì, ebbe diverse mogli e molte amanti, ma soltanto una donna riuscì a conquistare veramente il suo cuore, e fu Bianca Lancia, della famiglia dei Conti di Loreto. Si racconta che i due si conobbero proprio al lago Pesole. Fu un reciproco colpo di fulmine. Aveva 16 anni ed era bellissima. Non potendo convolare a giuste nozze, i due mantennero una relazione clandestina, ma tutt'altro che segreta, tanto che da essa nacquero due figli, forse tre, Costanza, Manfredi, alcuni dicono Violante. Secondo una leggenda, durante la gravidanza di Manfredi, Federico tenne rinchiusa l'amante in una torre del castello di Gioia del Colle. Desiderio di riservatezza, capriccio, gelosia, si propende per quest'ultima, anche se l'aspetto del figlio, somigliantissimo al padre, smentirà ogni più lieve dubbio. Ma, come noto, il sospetto di infedeltà ha sempre reso gli uomini ciechi, prepotenti, irrazionali. Resta il fatto che la sensibile principessa non poté resistere all'umiliazione. Vinta dal dolore, si tagliò i seni e li inviò all'imperatore su di un vassoio assieme al neonato. Dopodiché passò ad altra vita. Da quel giorno, ogni notte, nella torre del castello, detta ora torre dell'imperatrice, si ode un flebile, straziante lamento, il lamento di una donna offesa che protesta all'infinito la propria innocenza. Se questa è leggenda, la storia è un poco più controversa, ma non meno toccante. Secondo alcuni, nel 1246, Federico, nel frattempo vedovo della terza moglie Isabella, si trasferì da Foggia al castello di Gioia del Colle, dove trovò l'amante assai sofferente. La donna gli chiese allora di legittimare i tre figli nati dal loro amore, unendosi a lei con un regolare matrimonio. Cosa che avvenne e che consentì a Bianca di essere per pochi giorni un'imperatrice.
Si dice vi siano notti al lago Pesole, specie quando la luna è piena e con il suo chiarore diffuso sigilla rumori e colori rendendo immobile la campagna circostante, nelle quali una luce più intensa appare e scompare in corrispondenza del castello, accompagnata da lamenti, invocazioni e singhiozzi disperati. Si dice anche sia Elena degli Angeli, la principessa venuta dal mare, la sposa felice di Manfredi di Svevia, che torna nel luogo che vide la sua felicità, ma anche la sua resa, a cercare il suo amato e i suoi figli perduti per sempre. Si dice ancora che negli angoli della campagna meno illuminati da quella luna, Manfredi, all'oscuro di tutto, vaghi anch'esso alla ricerca ormai inutile e vana della sua felicità perduta, su di un magnifico cavallo bianco e avvolto da un lungo manto verde, e lo si possa incontrare aggirandosi intorno al castello. Chissà che anche voi non lo incontriate questa sera.
bella solitum, ex vox facitum, omnes ultra debitum, ut exempla docem, itimur impetitum, fischem horem et terrorem, facet fusi militer, ac invita nicim vita vive sic non aliter, pleri viva sat mensuram, qui procensu dat censuram, quanto iacis in capturam, vete, mettem vide siam maturam, et sus altem per usuram, vete. Sino cartem populo non novetit, per quam mundus vixerit, omnia cum viderit, eligatam cartem, autem nitis decreperit, codis aude dolo fraude, mosterendus aidi, mundo tere morem vere, nil vitandus credidi, legi nicil sire strictum, iuri nicil sire dictum, tamcia tuum rocce dictum tibi, ubi virtus est delictum, deo nicil est relictum tibi. We'll be right back.